Allora, devo dire due cose. Allora, la prima, la mancanza di concentrazione che tu dici dei primi Hai minuti, quella udito, intendo. Sì, è grazie. clamorosa. È clamorosa. Ma ti aggiungo però, non solo nei primi minuti, tipo oggi o altre partite che non sto a citare, che non me ne ricordo tutte, ma tante. Ma anche per esempio con la Virtus, no? Il primo, il secondo gol è successo, ma il primo gol, noi diciamo fallo su girato, ci può stare. Ma una squadra come la Ternana, il fallo lo deve fare. Non lo deve subire, cioè Giraudo prende fallo, non deve fare Giraudo, gomiti alti, il primo che si avvicina, bim, c'arbitro e fallo. E invece no, quello gli ha fatto fallo, poi ha fatto anche un bel gol. Fazio che stava a 10 metri Poi ci mettiamo, dietro. no, prima cosa. Seconda cosa, io voglio dire, non so se siete d'accordo, la Ternana di quest'anno è una delle Ternane che ha deluso di più da quando io seguo la Ternana, Sì, è perché in vero, altri anni assolutamente. avevamo squadre scarse e siamo andati male, oppure avevamo squadre discrete e siamo retrocedute. Quest'anno invece questa squadra, sulla carta, ripeto, è una squadra, non dico che doveva vincere per forza, ma dice, sai, nelle tre ci arriva a spasso, l'abbiamo detto tutti. Ma non solo sulla carta, Ma perché come dopo diceva del, prima scusa, Enrico, dopo del nelle 2010, 10, oh, aspetta, finisco. dopo del Ma Nana la posso Cup, dire ancora più dopo grossa? del Sì, Nana Cup, ma anche per Monza. Ma giochi a 1 all'ora la e posso vinci dire più 3 a grossa? 0 Ma perché è proprio. bellissimo, Monza, c'è stato qualcuno che secondo me ha rovinato un po' il gioco. Comunque, ma la dico più grossa, è una delle Ternana, o comunque della squadra della Ternana che hanno deluso di più, ma secondo me è una delle squadre favorite di campionato che da quando io seguo il calcio ha deluso di più. Perché Ma certo, ma. tu puoi deludere nel senso, invece, che ne so, la Juve una volta, mi ricordo un anno, partì per vincere il campionato, arriva sesta e hai deluso, infatti mi pare c'era Del Neri che poi dopo andò via, insomma fu un campionato settima, ma la Ternana in questo momento, adesso non so come arriva, magari arriva quinta, ma secondo me in questo momento la Ternana sta perdendo con le squadre ultime in classifica. Io penso che in altre piazze diranno, ma questi che hanno fatto? Cioè questa è una delle La Ternana rischia squadre la in retrocessione. assoluto, ma no, adesso no perché retrocedono due No, tu sole. guarda la Fanno realtà. Virtus Ma Verona e ultime tre, Fanno Virtus Verona e Albino Leffe ha la partita fatto con un la, scusa, punto. ma la partita con la Vispesero ce la Due punti, ricordiamo come no, un abbiamo punto. giocato? Come abbiamo giocato con la Vispesero? Come abbiamo giocato oggi dopo in 60 minuti che abbiamo esercitato una sterile supremazia territoriale senza tirare in porta contro l'ultima in classifica? Cioè queste sono cose, è vero che il calcio tutto può succedere. Però veramente, viste da fuori, a dire che siamo tifosi, tu che diresti? Metti che non è la Ternana. Cioè, ma questi che hanno fatto? Questa è una squadra che rischia di fare i play out o di retrocedere. Ma Guardate che se no, voi quello è prendete la difficile. media, Devi arrivare a no, 40. facciamo la classifica delle ultime 11 Sì, ma devi partite, arrivare a 12 40. Cioè, partite. due partite le vinci su, Va per bene, sbaglio. in Io sono questo convinto momento che con la secondo me Triestina la già Nana non vince con rischiavi. nessuno. Sì, io magari sono convinto però che con un colpo, perché ultimamente non ci sta dicendo neanche bene, magari con un colpo di fortuna, con una partita strappata con i denti, rischi di vincere anche con la Triestina, ma sei a squadra. Parliamo insomma che l'allenatore sta facendo delle scelte un po' così, che ha messo fuori Bifulco che era uno dei più in forma, sta facendo giocare Rivas, che non so se è il fratello, l'ho detto l'altra volta, Rivas in questo momento non è presentabile, verrà dall'infortunio, Bergamelli del sino sinistro, ma una difesa non, qua. il portiere è Iannarilli, mo adesso con tutta la simpatia che abbiamo con il nostro amico, no? Iannarilli meritava di giocare, cioè adesso togli Iannarilli perché Cagno a Viterbo fa due parate, ma nei momenti di difficoltà ti devi affidare soprattutto al portiere esperto, se poi sbaglia Iannarilli, pazienza, hai sbagliato. Ma non puoi mettere un ragazzo che hai bruciato, due partite l'hai bruciato sto ragazzo, che l'hai fatto entrare in un momento in cui tutta la squadra sta soffrendo, ha fatto quell'errore, vabbè, l'altro giorno in esperienza, oggi gli ha detto anche Sul male. primo oggi, no? Sì, ma anche sul secondo, Sul dai, sul secondo. secondo ci ha messo Però, un'ora. scusa Gigi, dicevi una cosa, se potevo una cosa aggiungere. Tu dicevi il discorso della delusione. Infatti, quando, se ti ricordi, quando facciamo la Serie C, quelle le Serie C eroiche, no? Andavi a vedere le Non campagne era sta acquisti. squadra, dicevi, Cioè, beh, c'avevi la vediamo. squadra, dicevi, va bene, Vediamo che la succede. seguo, sarò abituato a soffrire da un punto di vista di Infatti, una tifoso, squadra perché discreta, più o cioè, meno. sai che comunque lotterò per non retrocedere, perché comunque l'investimento è minimo. Da questo punto di vista Cioè, non si quell'anno può che dire la vincemmo il stessa cosa. campionato col Taranto, il Taranto arrivò terzo, o secondo, non mi ricordo, Secondo. secondo, si disse che il Taranto aveva fallito, perché c'era una squadra che arrivò secondo. Cioè, noi quest'anno se arriviamo secondi, Gigi, e a questo guarda, punto è un miracolo. Quindi questo è uno dei più grossi fallimenti calcistici a al cui io ho momento sì. Ti assistito. posso dare una motivazione per Questa è la la quale mia idea. bisogna stare attenti a non Forse retrocedere. l'Inter c'è riuscita in qualche stagione. Noi stasera abbiamo giocato 65 minuti in superiorità numerica e non abbiamo fatto letteralmente Quello, un contro tiro in l'ultima in porta. classifica. Contro l'ultima in classifica non hai fatto un tiro in Questo devo, porta. questa è la cosa. 11 contro 10. Mi ricordo solo il tiro di Pobega da fuori nel primo Sì. tempo, che poi andava Ma fuori, il secondo me portiere pure non mi aveva preso. ricordo occasione, Non mi mi vuole ricordo. leggere se sbaglio. Allora, che significa questo? Che basta una squadra ultima in classifica, Che si mette minimamente dietro. organizzata, che si mette dietro e che non ti fa toccare, non, no, che non ti fa toccare palla, non ti fa creare un'occasione degna di questo nome. Quindi
Io sono terrorizzato stasera, perché già era parecchio che lo sostenevo, che questa squadra, il trend ormai l'aveva nettamente capovolto, ma qui il problema è che al di là delle scelte, ripeto, allora prendi gol incredibili, espulsioni a raffica, non fai un tiro a porta, ma sono partite che non facciamo un tiro a porta. Contro il Renate, quante occasioni da gol ti ricordi? Ma niente, cioè... Noi stiamo veramente subendo. Beh, con Renate forse un paio di occasioni abbiamo così. Poi, ma subiamo tutti gli avversari. Rispetto ai quella primi di Castiglia mesi, e basta. Rispetto ai primi due mesi. No, no, se i primi due mesi ti faceva la giocata al singolo, tu adesso non c'è neanche più la giocata. Non c'è più neanche la giocata del singolo che te la risolve. Perché non. Cioè, non, cioè oggi chi salveresti? Cioè, della partita. Una mezza giocata di Furlan che ti ha consentito di andare dal dischetto. E poco altro. Ma quella, l'occasione del primo tempo in cui Furlan fa uno slalom, due avversari sbagliano completamente la posizione, visto mi pare l'interno loro sbaglia posizione, Furlan si ritrova praticamente con 10 metri di campo, può andare a tirare, crossa di sinistro e fa un cross sballatissimo. Quello che ti dimostra che non solo è mancanza di concentrazione, proprio stanno proprio in un'altra dimensione spazio-temporale. Cioè, questa è una squadra che va, non lo so. A me, ripeto, terrorizza. Sa che sono terrorizzati anche loro. Tra l'altro hai fatto un calcio mercato di gennaio che ti ha indebolito, perché il calcio mercato di gennaio ti ha indebolito. Oggi, come lo diceva Enrico, hai giocato con Bergamelli, che tutto può fare meno che terzino sinistro, perché è lento. Poi tu hai giocato un 4-3-3. Russo al limite, invece no. No. Quindi ti sei indebolito, c'hai Giraudo che... Non credo l'hai sia spremuto, molto bene, l'hai spremuto, penso che ci abbia un problema abbastanza complesso. Per cui ti ritrovi senza esterni bassi, praticamente, perché oggi ci ha fatto giocare Defendi, quindi due esterni bassi, due giocatori fuori ruolo, non continua a non averci un organizzatore di gioco e oggi, quando nel secondo tempo stavamo mettendo sotto l'avversario, io quello l'ho trovato incomprensibile, ho scritto sulla chat, fa entrare Boateng, che è un giocatore con tutto il rispetto, ma insomma, che non è per me neanche da Serie C, e tieni fuori Vandaggiato, che forse è l'unico che fa un gol, non facevamo altro che buttare quando palloni dentro, come è entrato abbiamo smesso, infatti no, che comunque quando è entrato non ha preso una, no, beh, invece Boateng che ha fatto, no, però dico quando ha giocato pure adesso, mo, parliamone pure, insomma, sto ragazzo mo, per carità, però ha fatto 19 minuti, sì, ma perché invece l'altro giorno con la Virtus come ha giocato male, come tutti, ah, ecco, beh, no, perché sennò questo, vabbè, ha fatto 19 minuti, ma a livello di gioco, ma chi salvi, no, io sto dicendo che vantaggiato davanti, però di tanti giocatori, e io vantaggiato, cioè a me mi può deludere Pobega, ma mi delude di più vantaggiato, la Trana ha fatto 19 gol e poi andiamo in e si presenta e in condizione atletica che è quella che è, su dai, vantaggiato e poi andiamo in pubblicità, è un altro delle vittime dei disastri combinati, sì, Ligani. Probabilmente sì, perché però questa squadra fatta da trombati di Serie B che sono venuti a Terni convinti che ci avrebbero ripescato, avremmo giocato in B, erano tutti felici, sono ritrovati in G, tutti scazzati. Scusate, no, il ma magari pensavano di vincere il campionato a spasso. E per fortuna qualche ragazzino preso da Pagni e non da Tecagno, perché sennò manco quelli, i Pobega, questi un po' più, che sono scarsi, ma almeno ci soffiano, e di che tinta, i Girauto, questi qui. Questo è un altro dei disastri sempre fatti, beh, questo da lo sappiamo, però adesso Calori, insomma, allora, io l'ho sempre all'inizio Calori detto aspettiamo, una squadra devastata, gli hanno levato anche Lopez che probabilmente sì, era uno dei migliori, sono d'accordo, probabilmente non è il maggiore colpevole, e comunque rimane il fatto che a fare più schifo di tutti sono i giocatori che in campo, beh, ci vanno in questo loro. Momento sì, questo ci vanno sì. Loro ci vanno loro, state facendo la figura delle pippe. Pubblicità.
Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci di nuovo in studio per l'ultima parte della trasmissione. Allora, io volevo fare due o tre appelli, se è possibile. Il primo a Mister Calori. Ok, Gagno, l'abbiamo visto. No, ma non è che abbiamo visto, l'abbiamo visto. No, questo ragazzo, mi dispiace. Allora, io capisco che oggi l'abbia schierato, perché dopo l'infortunio di sabato toglierlo sarebbe stata la morte del calcio. Capito, purtroppo però si è ripetuto due volte oggi, che anche il primo gol non è andato bene. Basta, Iannarilli. No, ma anche perché facciamogli via fiata a sto ragazzo. Primo. Secondo, appello ai giocatori. Cioè, io, nel mio piccolo, se giocassi a calcio e perdo due o tre partite di fila, prendo queste umiliazioni, la partita dopo, a costo che fa uscire tutta l'altra squadra in barella, la vinco. È quello, ma leggi nel tunnel la partita. Datevi una regolata, perché la misura è stracolma, no colma. Terzo, Bandecchi. Bandecchi mio, non è cattiveria, no? Allora, sei arrivato, diceva, due anni Serie A, qui due anni Serie D, stiamo andando in quella direzione. L'anno scorso, un disastro. Quest'anno, lo sforzo per allestire una squadra competitiva, l'abbiamo visto, lo apprezziamo, però a partire dalla cacciata di Pagni poi non è azzeccata più una. Poi adesso sale di grado Tagliavento, ex arbitro, non finiamo una partita in 11, ma ci vuoi parlare con sto Cristiano? Ma che fa pure? Cosa fa Tagliavento? Su questo io abbiamo già parlato. Non è perché uno fa l'ex arbitro, deve parlare con l'arbitro. Dalla mattina alla sera, non deve fare altro. Non è così. Dalla mattina alla sera non dovrebbe fare altro. Ma questa è la mia personale idea. Sì, ma ognuno ha la sua, però chiaro? Secondo me non è questo. No, che mi fa il team manager e poi prendiamo gli schiaffi dappertutto, ci fanno prendere. Questo poi è una questione di peso di società, non lo so. Poi Bandecchi mio, c'è colpa vostra che avete detto. Vabbè, tutti della dopo, dopo l'avete detto che ha detto una sciocchezza, ecco, vabbè, meno male, no, giusto, dico bene, perché se in effetti l'ha ritrattato, meno male, insomma, mi pareva un po' grossa come cosa. No, beh, insomma, via. Quindi, caro Bandecchi, il mio consiglio è ritiro clamorosamente punitivo, no, per modo di dire, mezza giornata al Garden. Punitivo a tempo indeterminato, come ha detto giustamente Gianni, cioè non è che se vinci una partita finisce di no, deve durare un mese, due, vediamo quello che serve, fino a che questi giocatori non ritornano a comportarsi da professionisti seri e portano soprattutto i risultati a casa, perché come hai giustamente sottolineato tu, lo stipendio gli arriva a regolare tutti i mesi e non una volta ogni tre come fanno le altre squadre. Poi insomma non sono neanche stipendi così lievi, perché tanti giocatori non sono andati via per questo. Sono stipendi lievi, sono garantiti, cosa che nel calcio non sempre funziona, puntuali eccetera, e le prestazioni non sono a livello dello stipendio che percepiscono, per cui cosa prego, che accadde, Rio, prendi provvedimenti. Cosa che accadde in Rio l'ultima volta nel 2017, quando ci furono quelle settimane di ritiro consecutive, certo, ultimo in classifica, poi per magia 26 punti in 13 partite con lì Villarani però fece le cose semplici, sì, quelle sì, che non stiamo facendo. Però comunque magari potrebbe aiutare. Comunque io, se fossi stato Bandecchi, avrei detto un'altra cosa oltre a quelle che ha detto, perché io non sono così critico rispetto a quello che ho sentito l'altro giorno, perché perlomeno, ripeto, è uno che dice ci metto la... Io avrei detto un'altra cosa, anche quest'anno ho sbagliato. Non che non ha messo i soldi, ho sbagliato perché ho dato retta a qualcuno che mi ha detto, non so chi, se l'allenatore, di cacciare il direttore sportivo
e di dare pieno potere a un allenatore che già l'anno scorso era andato male, e non ho sostituito il direttore sportivo. Quindi no, cosa che abbiamo detto chiaramente. L'errore originale è confermato De Canio, perché diciamo che aveva 3 anni e mezzo di contratto, quindi a quel punto diciamo un'altra stagione. Poi anche un altro genio, chi è che ha fatto 3 anni e mezzo di contratto? Vabbè, lasciamo questo discorso, ci porta molti degli lontano. Errori sono gli stessi dell'anno scorso, non aver esonerato l'allenatore prima della sosta, stessa cosa. Lì però sembra che sia intervenuto il direttore sportivo. Ma è un errore, è un errore, fatto questo basta. Sembra un errore. Altro errore clamoroso è stato quello di averlo esonerato dopo la prima partita. Ma l'errore grave è aver chiamato il direttore sportivo adesso, a dicembre. Sai in che fase quello siamo? È l'errore grave. Adesso sai che. Perché qui noi andiamo avanti a corsi e ricorsi. Adesso siamo Mariani. Nella fase. No, adesso siamo nella fase Mariani. Di 2 anni fa Gaudieri, che fece Mariani. 9 partite, 8 sconfitte e una vittoria. E ecco, adesso siamo nella fase mista Gaudieri Mariani. No, vedrai che finisce, che te lo dico io. Che alla fine faremo un bel filotto. Farà un altro paio di risultati deludenti. Io spero di no, perché spero di no, lo ridico, spero di no. Però purtroppo la storia si ripete. Poi magari viene esonerato quando è molto tardi e poi ci ritroviamo che o faremo la rincorsa. Però, la rincorsa a quel punto per e allora la grande provocazione. Ecco, io Pokesh. Mi dissocio. Io lo dico come provocazione, che lo ritengo nettamente inadeguato. Però se voglio essere chiaro, Tommaso ti dissoci? Totalmente inadeguato. Però scusa, inadeguato ad allenare la mia Ternana. Tommaso è politicamente corretto perché ha paura che dopo viene. Però siccome non stanno a di tutti a te, se lo dici pure tu, qualcuno ci crede pure. Falliti gli obiettivi stagionali, almeno mi diverto. Ah, allora vuoi retrocedere divertendo? Certo, così mi retrocedo con mestizia. Ma ti diverti a sentire conferenze stampa? Cioè, però non è anche, no, Enrico. Anche. Ma chiedi l'Alessio quando ha fatto 60.000 visualizzazioni con Pokesh che ha sbloccato. No, l'ha fatto 300.000. Contro la Svezia, 350.000, ecco. Ma dopo vai dagli sponsor, va benissimo. Enrico, però retrocedere divertendo. Ma non si può invitare una volta è troppo. Invitiamo una volta, senti che dici? No, comunque sì, questo che si può fare. Che faresti in questa questo situazione? Si può fare, io 3-7, c'è, vale. Che ride. C'è una cosa... Addirittura gli facciamo presentare la trasmissione. Gigi, scusa, c'è una cosa importante, una novità importante di questa mattina che è abbastanza inaspettata. Che la Ternana parteciperà con la Beretti al tornato di stavo per dire io. Ed è una bella novità perché comunque una vetrina a livello del settore giovanile, era dal 2006 che non capitava, giocherà contro il Bologna nel girone di qualificazioni, il Bruges e l'America Cali. E l'11, il 13 e il 15 saranno le partite, ancora devono essere ufficializzate i campi. Però sarà un'occasione anche perché la squadra comunque si sta comportando bene perché è prima in classifica, ha fatto Ferruccio Mariani, 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, è prima con la Paganese e la Viterbese, e è una vetrina parecchio importante quella della Via Reggio Cup perché partecipano 40 magari stavolta squadre. Vediamo di fare ricorso e c'ha giocatori tanto. Che hanno fatto la loro bellissima figura quando sono stati chiamati in campo. Mazzarani ha giocato bene da Filipponi, che è un giocatore voi non ve lo ricordate perché non lo so, tu segui il calcio un po'. Allora l'ultima volta che abbiamo che è un idiota totale, vabbè, l'ultima volta che abbiamo partecipato al Navi Careggio abbiamo fatto una figura da peragottare incredibile, no, ricordo perfettamente, perdendo una partita facendo ricorso. Penso grazie ai gemelli ce l'hanno pure respinto, ce l'hanno pure respinto, infatti non ci hanno più invitato, quindi stavolta se perdiamo non facciamo ricorso. Ci abbiamo motivi per fare ricorso per altre cose, tipo il mancato ripescaggio, ma sulla Viareggio, calcio giovanile, chi perde perde. Ma perché stasera, per esempio, far giocare Mazzarani a posto di Bergamelli, Mazzarani a destra, gioca Mazzarani esterno basso destro, difende. Ma far giocare, stasera, io ti faccio un esempio. Matteo Filipponi. Stasera non facciamo le pagelline, che dobbiamo essere più brevi. Ma al posto di Frediani potevo giocare io stasera. Ah, certo, ma con questo fisico secondo me puoi giocare anche centravanti al posto di vantaggiare con questo fisico ci siamo, capito? Frediani secondo voi ha giocato a calcio oggi? Ma in alcune partite ha giocato anche discretamente, ho detto oggi Rivas secondo voi ha giocato a calcio? No, io Rivas già l'ho detto, secondo me non è lui, perché non è possibile, Fari sta fuori forma. Frediani se parlava meno qualche volta e avesse giocato meglio, altre era meglio. Va bene, senti, avete qualcosa da aggiungere in extremis?
Io l'ho detto, io non c'ho niente contro Mr. Calori, anzi ci siamo salutati anche in sala stampa. Ma ci mancherebbe, volta, ma ci mancherebbe, sembra però, che sia una vittima. No, ma è una brava, da però quello stasera che, era proprio sfiduciato. Da quello che posso intuire è una bravissima persona e merita tutta la mia stima, però... Di solito quando si cambiano allenatori c'è una scossa, c'è un'inversione di tendenza. Altrimenti ma la scossa ce l'hanno purtroppo bruciata in quel di Salò. Sì. Lui mi pare che finora non è riuscito a dare. Siccome però nel calcio i risultati sono la maggior parte del problema. Non sappiamo i risultati, non fa niente. La matematica ci porta a dire che se continuiamo così rischiamo grosso. Quindi... Secondo me rischiamo solo di non fare playoff. Rischia il mister, glielo auguro di no, ma rischia di battere un record mondiale che da subentrato non riesce a vincere una partita. Quindi è anche una questione di cabala, quindi nel senso. Beh, no? Ferruccio. Ma voi siete sicuri quindi che ci sarà quella lista? No, allora, diciamo, stiamo registrando a stretto giro, quindi sì. Non sappiamo tante cose. Però io so che era molto, molto, molto sfiduciato. Lui. Che cosa succederà domani non lo so, però. Che vuoi che ti dica? No, io c'era spero oggi che ci... Bandecchi allo stadio e tu avrebbe seguito 10 di sì. Pogesci con la Triestina. No. Pogesci può venire in trasmissione da noi quando vuole, ma la Ternana no. Ecco. Ma devo mettere, ci rimettiamo 3-3-1-3, ma sa che ride. Anzi, ecco, no, invece seriamente, Bandecchi, perché non vieni qua? Hai detto che vuoi costruire un rapporto con i media, i tifosi. Qui trovi media e tifosi, tutto. Più tifosi, più tifosi che media. Però beh, noi facciamo i tifosi e la proprietà fa è una trasmissione un po' scomoda, quindi... ho capito. No, per carità. Da chi, insomma, no? È un po' più, come dire, accomodante, non già senso. Devi venire qui a sentire domande scomode, facciamo una ore. Ma gliene facciamo mezz'oretta, basta. In tre puntate. No, quello che vuoi... Veramente, vieni, parliamo, non ti interrompe nessuno, come allo stadio. Va bene, abbiamo finito per questa sera, per la puntata veloce, perché... Ma veramente, guardi, io non ce n'avevo proprio voglia, perché commentare una partita come questa è veramente difficile. A chi lo dici? Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di schifo che hanno fatto, punto. Grazie Gigi Manini, grazie Tommaso Ferrante, grazie Gianni Giardinieri. Io non ho idea di quando andiamo in onda su Rete Sole. Credo sera, di mercoledì a non so che ora, va bene, sul web mercoledì ora di pranzo più o meno, e poi ci rivediamo la settimana prossima per commentare le grandi gesta dei nostri 11 leoni rosso-verdi, che fanno schifo, ve lo ricordo. Ciao, buona serata.